Beh, la situazione è gravissima, penso che l'abbiate visto. Purtroppo ci sono ancora delle persone da salvare sui tetti e questa è la situazione più grave, perché i danni li verificheremo dopo. Per ora stiamo cercando di portare via le persone che sono in pericolo. Quindi a questo punto io vorrei dire a tutti coloro che hanno familiari che non sanno dove sono, se innanzitutto alla scuola di polizia abbiamo gli elenchi delle persone che abbiamo tratto in salvo, però di chi obiettivamente non è in una posizione di pericolo, cioè sanno che i familiari hanno possibilità di salire al primo piano, al secondo piano, non sono in pericolo, saranno isolati, per favore non intralciate le ricerche degli altri. Quindi anche di non mettersi in macchina per la città, perché si intralciano i mezzi di soccorso. Signor Sindaco, una domanda tristissima, c'è notizia di qualche vittima? Sì, una ventina. E per quanto riguarda le necessità, che cosa serve? Tutto. Allora, mia mamma era sindaco della città di Alessandria, ma tra l'altro eletto da poco, quindi una donna che forse non aveva neanche ancora acquisito tutta questa esperienza e si trova la città invasa dall'acqua con purtroppo morti, con distruzione, devastazione, imprenditori che non avevano più le loro attività, e quindi ricordo una preoccupazione forte in casa mia in quel periodo lì. Io seguivo poco o niente le vicende politiche di Alessandria perché ero giovane e forse seguivo anche poco mia mamma in generale nella sua attività, però quello che ricordo di quei giorni è veramente la preoccupazione forte che si vive in casa, che chiaramente mia mamma sentiva molto la responsabilità su di sé, i media, le persone che la contattavano, la devastazione che c'era in città, e non erano stati giorni facili quelli, anzi mesi facili, perché poi non è durata solo la settimana o i 10 giorni in cui la città era devastata dal fango, ma anche tutto il periodo della ricostruzione non fu un periodo facile. Io ricordo una sera in cui mia mamma doveva andare al teatro comunale, fu organizzato un incontro con i cittadini, un incontro aperto, e quindi si pensava che la gente fosse veramente furiosa, e forse erano arrivati furiosi al teatro comunale, perché chiaramente tutti si erano trovati, al di là di chi aveva avuto dei lutti, che era la cosa più tremenda, però devastazione nelle attività, le case allagate, le case non più funzionali, e quindi quello, mia mamma, mi ricordo che quel momento lì prima di andare lo accusava veramente in maniera importante, però poi fu estremamente contenta perché ne uscì quasi tra gli applausi, e quindi con i ringraziamenti dei cittadini forse fu in grado di trasmettere quelle certezze che poi furono anche date, perché poi i lavori furono fatti, furono eseguiti e la città ripartì.